Noi siamo qui davanti alla chiesa di San Francesco, che è luogo del cuore scelto dalla delegazione FAI di Mantova. E siamo qui per parlarvi delle giornate d'autunno del FAI ed è anche questa una delle aperture proprio destinate a queste giornate. Le giornate FAI d'autunno permettono di far scoprire luoghi che normalmente sono o chiusi al pubblico o sconosciuti ai più. Ed è il caso della chiesa di San Francesco, spesso appunto sede delle nostre preghiere, ma poco conosciuta per la sua storia, che invece è molto ricca. Ad accompagnarci qui ci sono i ragazzi volontari, studenti del liceo Belfiore di Mantova, che hanno scelto di essere qui in prima persona proprio perché si sono appassionati durante le nostre innumerevoli incontri a parlare di FAI, di sensibilizzazione verso il patrimonio. Oltre alle ragazze del Belfiore, abbiamo anche nell'antica edicola di Gonzaga i ragazzi dell'Istituto Bonomi Mazzolari, che hanno partecipato lo scorso anno al progetto FAI Ponte fra Culture. Sono molti ragazzi di origine straniera che hanno però scelto di abbracciare, di raccontare la cultura che li ha accolti. Quindi ecco che l'occasione, quale occasione migliore può essere quella appunto di raccontare quello che abbiamo intorno a noi. E nonostante non sia più un progetto scolastico, date le nuove normative per il Covid, i miei compagni e io abbiamo deciso di partecipare in ogni caso come aspiranti ciceroni a questa iniziativa. E credo sia meraviglioso che appunto si sia potuto fare comunque, seppur in modo diverso rispetto agli altri anni. E è una grande occasione per essere a contatto con diverse persone, per imparare ad esprimersi e anche per imparare qualcosa su luoghi di Mantova che non sono così conosciuti come si pensa, ad esempio la chiesa di San Francesco, dove ci troviamo oggi.